Ora comparirà una fotografia che non sta nell'album, perché non è il tuo l'album delle fotografie che dobbiamo guardare. Comparirà comunque una foto, un ricordo di quando tu sei differente da quello che sei. Una delle tante, quante ce ne sono, quella. Quella lì, cosa si vede in questa foto? Come sono fatte le tue mani? Sono grandi. Grandi, eh? Molto. Molto. Quante dita hanno? Cinque. Sì, cinque. E tu come ti chiami? Axpir. E da dove vieni? Non dalla terra. E da dove vieni? Non dalla terra. Cosa ci fai dentro questo contenitore? Quello che ci faccio da sempre. E cioè? Quello che voglio farci. Ci stai bene dentro questo contenitore? Starei meglio altrove, ma mi serve, quindi ci sto. Ci siete in tanti qui dentro? No, ormai è poco affollato. Ah, perché prima c'era più gente? Eh sì, troppa gente. Sei rimasto da solo? Evidentemente sì. Ah, sei contento? Sì, meno fastidi. Meno fastidi, esatto. Posso fare quello che voglio, quando mi pare, più facilmente. Sì, meno fastidi. Quando è che ti vengono a prendere? Ma non so perché dovrei dirtelo fondamentalmente. Perché non dovresti dirmelo? Perché non voglio dirtelo. Non ci perdi niente. No, però non mi va di condividere certe cose con un essere umano così curioso. Sai che gli esseri umani sono curiosi? Sì, è una loro caratteristica, ma forse dovuta all'anima, chissà. Una cosa strana comunque, non me la spiego molto bene, però è così. Fanno troppe domande, in effetti. Troppe domande? Sì, come quei militari rompipalle. Ma sì, quante cose vogliono sapere, ma chi si credono di essere? Quali sono quei militari? Ce ne sono di tanti tipi. Di tutti i tipi. Cinesi, americani, tedeschi, ma soprattutto francesi, qui dove abita il mio corpo. E tu gli rispondi? Ma diciamo che ci gioco più che altro. Non è che gli vengo a dire cose importanti. Mi faccio perdere tempo. Ne guadagniamo noi sicuramente. Loro non ci guadagnano assolutamente nulla. Idioti. Niente d'altro. Chi è che vincerà in tutto questo casino? Ovviamente noi. È tutto calcolato. Ma quegli altri sono cattivi. Sì, ma i serpenti sono bestie. Sappiamo già come affrontarli. I sei dita, come li chiamate voi, hanno poco tempo, spariranno da soli in silenzio. I Lux, li terremo a bada. Una coalizzazione di tutti potrebbe darci fastidio, ma non più di tanto. Sarebbe, perderemo solo un po' più di tempo. Ma sappiamo come sistemarli. Sì, è tutto calcolato. Avete chiesto il permesso a questo contenitore di entrare? Permesso? Non c'è bisogno. Perché non c'è bisogno? Ma perché gli uomini sono nostri, ci facciamo quello che ci pare. E come mai sono vostri? Beh, ci abbiamo messo abbastanza impegno a crearli. E ora ci riteniamo, ci facciamo quello che ci pare. Ci sono degli altri esseri che sono piuttosto forti. Gli insetti. Insetti.
potrebbe essere un problema. Ci saranno accordi probabilmente. Ci divideremo. E gli La umani? torta. E gli umani che fine fanno? Gli umani. Beh, i militari faranno una bruttissima fine, ma forse la peggiore. La popolazione senza anima morirà per malattie e cose simili. Quelli con l'anima, è lì sta tutto il problema. Dovremo vedere come agire di preciso. Quelli sono gli unici che ci interessano, gli altri sono insetti. Ma non insetti quelli che ci temono, quelli che temiamo. Insetti terrestri che si schiacciano con un piede. Null'altro. Avete delle difficoltà a riprodurvi. Un tempo funzionava come per gli uomini. Abbiamo lasciato stare queste cose. Per altri problemi sì, abbiamo difficoltà, il nostro numero non è molto elevato. E questo è un problema, sì. Sì. Ci stiamo estinguendo, piano piano. Hai visto che questo contenitore ha messo alla porta gli altri ospiti? Oh sì, è stato molto divertente, mi sono fatto delle risate assurde. Puoi vedere che ora metti alla porta anche te? No, non ce la fa. E che differenza c'è? Ma io agisco in un modo diverso. E questo che importanza può avere? Ce la farà. No, no, ne sono sicuro. Io non sarei così sicuro. E te lo dico io. Abbiamo dei dati che ci dicono che non è così. Ah sì? E che cosa dicono questi dati? Che di solito l'ultimo che mandiamo via è quello più buono di tutti. Più buono di tutti? Sì, quello che dà meno problemi. Ah, e quindi io mi sarei quello che dà meno problemi. Bah, mi hanno avvertito di questa cosa, ma sarà stato solo un caso. Non ci credo, non gli do importanza. Secondo me non ce la farete. O se ce la farete sarà una vittoria irrisoria. Nulla che potrà ostacolarci in larga scala. Bene, ma questo non è un problema, perché potresti nel frattempo pensare di chiamare qualcuno di tuoi e di toglietemi di qui prima che succeda a me. In effetti, la probabilità è bassissima però. Non so se ne vale la pena. I miei superiori riderebbero di me. Direbbero che avrei paura. Non so se il gioco vale la candela. Anche se ci tengo a essere ancora. Come mai ti hanno messo proprio qui dentro? Ma lui è particolare. Cosa c'è? Ha tutta una serie di cose che si trovano raramente nella stirpe umana. Che cosa sono? Ma inizialmente un'anima anziana, se così si può dire. Che porta di conseguenza ad avere uno spirito più fine, elevato. Perché l'anima decide lo spirito che aspirerà il corpo. È lei che lo sceglie. Già, ma questo crea dei problemi, perché l'anima più cosciente è, più ha coscienza di eliminare delle persone come te. Ma non avrà molta coscienza di eliminare me, non è così semplice. No, no, non credo che ce la farà, è molto molto improbabile. Io credo che ce la farà, ma questo non è un problema ora. Vedremo. Solo che dopo sto pensando. Sto pensando anche che forse voi siete stati un po' ingannati. Ingannati? Da chi? Qualcuno vi ha detto che era necessario fare così, entrare nel corpo
degli esseri umani, perché voi non avevate l'anima. Ma quando ci fu... Perché dovrei dirti questo? Vabbè, non è importante. Quando ci fu il congresso tra le razze dominanti, si esposero tutti i problemi. E la nostra rappresentanza optò per questa soluzione, poiché era quella più conveniente per noi. Immagino quali fossero le altre, perché se questa era la più conveniente. Sì, ci siamo trovati a dover scegliere. In quel periodo, ti parlo di milioni di anni, non eravamo così influenti come adesso. Le cose cambiano nel tempo. Sì. Tuttavia, c'è da dire che il nostro gioco è interessante, perché essendo qui presenti sulla Terra possiamo agire molto direttamente. Non abbiamo bisogno di tutte quelle complicazioni che usano le altre razze. Agiamo quando ci pare, soprattutto appoggiati da quegli idioti di militari. Sì, loro ci servono tantissimo, non si rendono conto di quello che stanno facendo, no. Sono i più stupidi di tutti, veramente. Che cosa sperano di ottenere? Perché volete un'anima? Oh, avendo l'anima e unendola al resto, potremo vivere per sempre. E non è palloso vivere per sempre? No, questo ci renderebbe semidivinità. Non dico divinità, ma sensi. E lì sì che avremo il potere assoluto su tutto, su tutti. Perché noi potremo veramente usare ogni potere dell'anima per fare quello che ci pare. Ma l'anima, pensate che si farebbe convincere? In effetti non è mai successo ancora, ma qualche calcolo statistico ci dice che sia possibile prima o poi. Non avendo di meglio da fare, lo facciamo. Non c'è altra via, almeno non in questo universo. È una via contro termodinamica. Non so di preciso che cosa intendi, ma è una via che ci permette una qualche possibilità. Sì, le altre le abbiamo scartate. Infattibili. Tu pensi che l'anima stia a guardare? L'anima può essere ingabbiata. È tenuta sotto controllo, almeno così dicono alcuni rapporti dei Lux. Prenderemo la loro tecnologia e faremo quello che volevano fare loro, tanto a loro manca poco per sparire. Ah, non mi sembrava che mancasse così poco. Sì, manca poco. In termini di vita umana manca poco. C'è però un imprevisto. Al momento non ne vedo, anzi vedo solo vantaggi in questa condizione attuale. Oh, no. C'è un imprevisto, forse ce n'è anche più di uno. Quali sarebbero dunque? Un imprevisto è che arriva un'altra cosa da un altro posto che non è stata prevista e che sconquassa tutto il vostro gioco. Altra cosa? Mm-mm. Cosa dici, umano? Un'altra cosa, un'altra entità. È come se tu hai un lago calmo e tranquillo in cui succede tutto quello che deve succedere. Poi qualcuno di imprevisto butta un sasso nell'acqua e le onde cambiano forma. Ecco il pensiero di questo mio corpo. Lui crede che sia fattibile. Non è possibile, non è mai successo. Ma questo non vuol dire che non succeda. Ma la probabilità è bassissima, non è possibile. È irrisorio. E non potresti saperla la probabilità, perché non conosci i parametri dell'esterno. Quindi no. Non la puoi calcolare.
facendo dei calcoli su tutti i dati che noi anche abbiamo prelevato alle altre razze, qualcosa ci dice che questa probabilità è bassissima. Ovviamente non lo sanno loro che conosciamo tutti i loro dati. Bassissima, ma non inferiore a zero. Molto bassissima, irrisoria. Non ci preoccupa proprio questo. Poi c'è un altro problema. Un problema che l'anima ha deciso di sbarazzarsi di voi. Non credo che ci riuscirà comunque. Non lo faranno mai in larga scala. I contatti li stiamo tagliando fuori. Io non sarei così sicuro, però al di là della larga scala, magari intanto lo fa con te. A parte che non credo che lo farà mai, comunque potrei andarmene da un'altra parte, per me è indifferente. Certo, magari non avrei lo stesso posto privilegiato, ma continuerei a essere, sicuramente. Quindi io questa cosa la farei presente a chi di dovere, perché poi l'anima, sai com'è fatta, prende la sua iniziativa e ti manda via. E te ti trovi nel bel mezzo di non sapere più dove andare. In effetti questo potrebbe essere l'unico problema per me, ma alla fine è la nostra razza che in ogni caso ne guadagno, anche se io voglio essere, non è molto importante se la nostra razza vince e domina tutto. E cos'è importante? Dominare tutto. Che ne insegna la scuola queste cose? No, siamo partiti da essere subordinati. Abbiamo fatto un cammino molto difficile, sanguinoso, abbiamo rinunciato a cose che non neanche immagini. Ma ora abbiamo una posizione. Abbiamo molte probabilità di fregare gli altri. Io credo che gli altri pensino la stessa cosa. Noi abbiamo la visione di tutti i loro dati. Conosciamo tutto di loro. Ma avete una forte limitazione. Non la vedo. Ah, te la dico io. Una forte limitazione che hanno peraltro anche gli altri. È una limitazione determinata dal fatto che non avete un canale di percezione. Il canale di percezione di chi ha l'anima. Chi ha l'anima vede le cose in un modo più grande, chi non ce l'ha in un modo più stretto. Non riesco a comprendere quello che dici. Vuol dire che c'è una certa sensibilità dettata dal fatto che chi ha l'anima ha l'anima e chi non ce l'ha non lo può sapere, ovviamente. Quindi è giusto che tu non capisca quello che Infatti non ci creiamo questo problema, io dico. Lo è so. inesistente questo problema per Il problema è inesistente finché sai che non esiste, nel momento stesso in cui esiste diventa esistente, ma questo non vuol dire che prima non esistesse, voleva dire semplicemente che prima per te era inesistente perché non lo vedevi. noi. Dice che non riesco a valutarlo. Esatto. Dal mio punto di vista non è un problema. Assolutamente no. Vincere e basta. Tutto è scelto già, tutto è deciso. Tutto è deciso. Sì. Anche gli umani qua che si affannano a fare tutte queste funzioni. Tutto è deciso già. Chissà perché i francesi sono così forti su questa cosa. Loro collaborano con noi da tanto tempo. Da 1840, non me lo ricordo. 43, 1843. Esatto, sì. Come mi disse anche quell'altro signore. Possibile, sì, noi abbiamo scelto loro perché gli americani, selvaggi, idioti proprio. Ma non è che invece loro non hanno voluto voi? Come? Non si sono fidati. Sì, i francesi, dopo tutto, forse sono i meno imbecilli tra i militari che ci sono in giro, però sono sotto controllo, non sono problemi. Ma sono sempre stupidi, no? Ma molto stupidi. E gli israeliani? Loro sono gli amici delle cavallette.
Sì, loro sono un problema, infatti ci saranno conflitti sicuramente tra israeliani e francesi, anche se già avvengono segretamente, tra i servizi segreti si scannano tra di loro. Sì, ci sono stati sempre conflitti tra di noi, gli insetti ci rompono le palle, troppo. Ma è un equilibrio precario, al momento giusto li spazzeremo via, come gli altri dopo tutto. Sì. Ora che abbiamo fatto questa bella discussione, la tua anima, o meglio, l'anima di questo contenitore, ha capito esattamente chi sei e come sei localizzato. È importante questo per l'anima, perché ora lei ha la capacità, se vuole, quando vuole, di eliminarti. Non credo che lo farà. Non Ah, io non lo so se lo farà o meno, ma dipende solo da lei. per lei non è un problema del tempo, magari lo farà tra milioni di anni. Chi se ne frega? Nel frattempo noi faremo quello che vogliamo. Io credo che l'anima di questo contenitore non sarà molto d'accordo. In effetti sento il suo spirito. Un po' agitato. Mi brucia. Per questo che ti dicevo, guarda, hai una possibilità indolore. Fai una cosa, dillo ai tuoi amici e ti troveranno qualche altra sistemazione prima che sia troppo tardi. Mi sembra una buona proposta. Dovrò chiamare quegli idioti di francesi. No, vediamo, magari lo prenderemo. Ma comunque ci devo pensare. Non lo vedo come un problema. Io invece lo vedo per te come un grosso problema. Sì, ma tu potresti consigliarmi cose che ti interessano, non cose che mi servono. Eh sì. Io non do consigli a nessuno, faccio solo capire delle cose. Quei pochi casi di cui tu parli potrebbero essere solo fortunate coincidenze, nulla di più. Abbiamo lavorato tanto. Sì. Sì, ma il vostro tempo non è così lungo, ecco. Cioè, potrete riuscirci in pochi casi, ma. Quanto vive uno come te di solito? Tanto. Di terrestre. Di terrestre. Cosa intendi? Di tempo terrestre. Ah, Conosco persone che hanno 30.000 anni. Tanta roba. Sì. Molta esperienza, molta coscienza. Sì, 30.000 anni è un bel periodo. Ma a quanto pare si può prolungarsi. Sì. Il fatto è che non sappiamo bene ancora come, perché. La guerra che scoppierà non è proprio, diciamo, come dire, facilmente prevedibile, ecco. Sappiamo che dovremmo riuscire a fottere gli altri, ma poi non si sa mai di preciso. Alla fine troveremo sicuramente una scappatoia in caso estremo. Io ho anche un'altra possibilità. Ovvero? Un'altra possibilità, che sarebbe quella che chi vince è l'uomo. Non è nella condizione per capire il rischio che corre. Non lo valuterebbero in tempo. Ah, il tempo non conta. Sì, mi conto. Ritorneranno molto indietro. Ci vorrà troppo tempo. Poi è un vantaggio quello che fanno le anime, soprattutto quelle consapevoli, di andarsene da altre parti. Lasciano qui gli inesperti. Che hanno bisogno di tempo e noi ci mandiamo su. L'anima va da altre parti, poi finisce che tutta l'anima che sta di là viene di qui. Sì, ma questo in termini di vita umane è qualcosa che va proprio molto oltre l'esistenza stessa del sistema solare. Non penso che
succederà. Ah, ma non ha importanza, basta che succeda. Sì, ma io avrò fatto il mio tempo, non penso di vivere milioni di anni. Come? Non volete l'immortalità? Non in questa condizione, se riusciamo a prendere le anime, sì. Ma sai cosa vuol dire avere un'anima? No, ovviamente no. Vivere in eterno. No, vuol dire un'altra cosa. Vuol dire avere addosso il peso della coscienza dell'universo. Noi conosciamo l'universo. Ma non il peso della coscienza. È molto dura questa cosa. Si potrebbe impazzire. In effetti a volte mi disturbano le vite umane. Già solo a pensarci mi infastidisce. Però ciò di cui parli non riesco a coglierlo. Certo, lo so che non riesci a coglierlo. Infatti ho fatto un tentativo, ma era un tentativo disperato. Non ti capisco. Lo so. E non c'è nessuna possibilità che tu possa capire. Dopotutto a me basta vivere in eterno. Da qualche altra parte, perché questo contenitore ora ti eliminerà. Ora lo sa. E quindi hai la possibilità, come abbiamo fatto con gli altri. Non lo so. Non mi convinci. È come se mi volessi spingere a andarmene da solo, ma io resto. Sì, perché non voglio fare un'azione di forza. No, io resto. L'anima non lo fa mai. No, io resto. E questa è una tua scelta. Ma in caso valuterò, vediamo i segnali che dà questo involucro. Poi vediamo, caso me ne vado da qualche altra parte. Sì, ma devi avvisare i tuoi, perché se no rimani perso per strada. Ma tanto lui è sotto controllo costantemente. Lo so, ma non se ne fotte del controllo, la sua anima. In effetti, a volte ci ha dato delle rogne, e poi ha fatto con Lux, col sei dita. Hai visto? Sì, è imprevedibile a volte, va fuori dai nostri schemi mentali, va fuori dai nostri calcoli statistici. Cosa facevi tu quando avevi un corpo? Io? Uno scienziato. Scienziato di che? Studiavo la dinamica dei corpi e il modo con cui si potevano spostare nella nostra atmosfera quando non conoscevamo altre vie per spostarci. Una roba tanto antica. Beh sì, ho studiato anche questa storia, diciamo, della tecnologia. Interessante. Questa è la storia che rifiliamo agli idioti militari, dopo tutto, perché sono storie, non è che gli diamo la nostra tecnologia attuale, figuriamoci. Gli diamo dei giocattoli, nulla di più. Giocattoli con cui loro sbavano, sono contenti. Contenti loro. Una cosa che credo di aver capito del vostro gruppo, ma anche degli altri, anche il serpente ce l'ha un po' questa cosa, è l'assenza totale che voi avete dei vostri limiti. Noi siamo molto ambiziosi. Non ci fermiamo di fronte a nulla. Sì, però qualche volta venite schiacciati. Se ti riferisci alle guerre che sono scoppiate tra le nostre razze, va bene, quello è successo. Ma ora c'è stabilità apparente. La tua anima, l'anima di questo contenitore, vedrai che deciderà lei di fare di te. Se te non te ne vorrei andare con i tuoi sistemi, con i tuoi mezzi, purtroppo deciderà, la vedo male. Per te. Sai, a me cambia poco, cioè ci sono milioni e milioni di persone con anima, me ne vado da un'altra parte. Però qui ci sto bene, quindi penso che per ora resterò. Prendila in considerazione questa cosa, perché la tua anima, te lo dico, vedrai, l'anima di questo contenitore, mi sembra che sia poco propensa a farsi parassitare. È imprevedibile. Sì, potrebbe succedere, non lo posso escludere, perché visti i risultati con le altre razze potrebbe succedere, non lo posso escludere, in effetti. Pensa com'è strano, eh? Anomalia. Nulla di preoccupante.
Come farete poi, senza la razza umana, a procreare? No, ma loro ce li portiamo da un'altra parte. Certo, non è che li facciamo qui morire tutti. Ci portiamo quelli con l'anima da un'altra parte. Nella grande presa in giro finale ce li porteremo tutti, sì. Li mettiamo in un altro pianeta, loro staranno bene. Simile a questo, sì. Già abbiamo creato. È tutto pronto, anche l'atmosfera. Le piante, abbiamo preso tutto quello che serve. Sì, sì, è tutto pronto. Li trasferiremo in massa. Continueremo i nostri giochi, però da soli, finalmente, perché questi ci hanno rotto le palle. Sì, questo progetto devo dire che fa acqua da un sacco di parti. Ma sai, io non la penso così. Non capisco che cosa farebbe acqua. Ci sono tutta una serie di eventi che potrebbero non funzionare. Assolutamente. Banali eventi. Ma sai, abbiamo già messo lì i primi uomini senza anima e ci stanno bene. Si trovano bene. Quindi penso che già da qualche generazione umana comunque, sì. Penso che si adatteranno. Abbiamo dato loro tutto quello che gli occorre. Come mai questi umani a volte hanno delle memorie di soldati? Oh, ma quello è l'addestramento. Che ma queste marionette armate pensano di poter usare contro di noi. Ma noi siamo al corrente di tutto comunque. Certo. Ma cosa usano? Le copie o gli originali? No, usano le copie, gli originali non li diamo. Assolutamente. Ah, usano le copie. Non se ne parla. Io me li metto lì a rischiare di prendermi una pallotta in testa per questi imbecilli. Gli diamo le copie, fanno i loro giochetti. Fanno i loro giochetti. Sì. Sì. Poi rincolliamo tutto e quindi l'originale ha tutto quello che la copia ha fatto. Sì, ma comunque sono solo perdite di tempo, non gli servirà niente. Loro saranno i primi a fare il botto, come si suol dire. Forse gli ultimi saranno i francesi, ma anche a loro toccherà, sì. Ma gli americani sicuramente saranno i primi. Basta, americani, basta. Il serpente non è d'accordo. E il serpente anche lui ha fatto il suo tempo. Appoggiato da sempre agli americani, ma ormai sta perdendo colpi il serpente. La sua tecnologia che lui pensa di possedere è già nostra da tempo. Solo che non la usiamo per non esporci troppo. Ma ce l'abbiamo. Ma voi siete proprio sicuri che non potevate avere anima? Questo va molto indietro nella storia. E qui non ti so rispondere, perché è una cosa che non so. Perché io ho avuto delle informazioni diverse. Cioè? Non sono precise, però accendamele. C'era la possibilità di uno sviluppo anche per voi in quel senso. Non so che dirti, non sono a conoscenza di queste cose. Io conosco poco questo argomento, però ho sentito dire. Sicuramente lo conoscono le altissime gerarchie, ma io no. E sembrerebbe che qualcuno vi abbia messo in questa condizione proprio giocando su questo mezza verità. Solamente perché voi servivate a tutti quanti. Solo per quello. Siccome gli servivate, vi hanno detto così, così vi siete fatti fregare. Altrimenti magari sceglievate un modo differente di andare avanti. Magari cercavate la vostra anima, che magari da qualche parte esiste. Non l'abbiamo mai trovata. Questa è quella che ci può, diciamo, essere più utile. Siccome io una cosa mia l'ho persa, ne prendo quella di un altro. Prendiamo quello che vogliamo, fondamentalmente. E allora non vi dovete lamentare se qualcuno poi prenderà voi. Non ci riusciranno. Questo lo vedremo nel tempo. Chissà come va a finire. Intanto, l'anima di questo contenitore ha capito. Sceglierà di conseguenza cosa fare. È per questo che ti dico, conoscendo l'anima di questo contenitore, sarà meglio che tu te ne vai prima. Però fai come ti pare, eh? Io te l'ho voluto solamente dire, come lo dico a tutti. Va bene. Bene. Terrò in considerazione questa cosa, anche se secondo me
non succederà. Bene. Poi dopo, quando è successa comunque, che ti torni dai tuoi amici, fagliela presente questa cosa, eh? Sì, ho presentato già un rapporto perché se ne avevo sentito di queste storie, ma queste cose sono successe solo in questa regione della Terra. È solo un caso, un'anomalia, non abbiamo molto altro di cui occuparci. Beh, come ti pare, io certi miei progetti non te li dico. Bene. Ma tanto se volessi conoscere, li conoscerei. Non sarei così sicuro. Ma guarda che abbiamo mezzi che tu neanche immagini. Vedi, il problema non è questo. Il problema è che con i mezzi ci si fa molto poco. C'è qualcos'altro che funziona molto di più, ma che non posso dirti perché tu non capisci. E non capisci non perché non vuoi capire, perché non hai la possibilità. La device giusta. Siamo stati fatti così. Ci adattiamo. Sì. Bene. Insomma, non me l'hai proprio voluto dire da dove vieni. No. Mi potevi dire una cosa qualsiasi. No, meglio di no. Non si sa mai. che differenza c'è? Tanto lo so. Non ti do altre conferme. L'ho anche già scritto. Non ti do altre conferme. Va bene. Ma era importante, non è importante. Infatti, questo è un dettaglio. No, è solo per chiacchierare. Certo ci si deve, insomma, stancare nel fare il contenitore di un altro. Sì, molti vincoli fisici rispetto al mio vecchio contenitore, che purtroppo non ho più. Chi era questo vecchio contenitore? Non il mio corpo fisico. Quello di prima? Ah, non hai più? No. Come l'hai perso? Si mi hanno sparato. Ah. Disintegrato. È stato fastidioso. Però mi sono salvato, sì. Un bastardo serpente. Sì, una discussione molto accesa durante un rapimento, ma ci siamo trovati lì nel momento sbagliato. Tutti e due nello stesso momento, eh? Sì. A volte capita. Sì, ma è raro, io purtroppo sono stato sfortunato. Non ho avuto la prontezza di disintegrarlo prima. Vabbè, ma comunque continua a essere, quindi non è un problema così grande. Me ne farò fare un altro col tempo, quando avrò la possibilità. Perché non subito? Ma non è una cosa che tutti si possono permettere nella nostra società. E chi se la può permettere? Chi se la può permettere? Le altre gerarchie sono molto influenti. Perché è costoso? O si comportano notevoli costi computazionali, economici, di tempo, sì. Di progettazione, non è così semplice come pensi. Mi accontento di questo, comunque qui non ci sto male, quindi. Non potevate fare dei corpi finti? No, che schifo, cioè il Lux, come no, il Lux, il sedita è un burattino, che piacere si prova a stare lì dentro. In un corpo come questo perlomeno si sentono molte altre cose. Quello è solo un robot, non è niente di che. Lo sai che c'è stata un'altra creazione prima di questo? Un'altra creazione? Sì, non è mica questo il primo uomo che c'è. Forse parli dei giganti. Sì, ne ho sentito dire, ma non ne so tanto, penso fosse solo leggende. Io ancora non esistevo. Poi di queste cose nella nostra società se ne parla poco. Quindi no, gli do tanta importanza. Se se ne parla poco c'è un motivo. Evidentemente non ha molto senso parlarne. Può darsi che questi avessero tutti l'anima? Così si dice, ma chissà, magari non è vero. Ma l'anima fatta proprio bene bene, eh? Non quella un po' scollata come queste. L'anima è completamente attiva. Sì, quelli, se esistono, se sono esistiti veramente, erano sicuramente molto insidiosi. Anche se comunque non credo che abbiano
i nostri interessi, magari se ne stanno andando da qualche parte per evitare questi casini. Ma potrebbero tornare. Secondo me non la faranno, perché non, fondamentalmente non gli interessa, stanno bene dove stanno, non penso che si esporranno a problemi e a rischi. Sì, non, no, non lo faranno, loro sono felici di dove stanno, si sa dove stanno, poi non si sa, non si sa neanche se esistono, se per questo, però non torneranno secondo me, sono solo leggende. Però se tornassero sarebbe un problema. Sì, ma queste sono favole, non mi do peso. Bene. Bene. È proprio vero che è solo in questa zona che succedono queste anomalie con questi contenitori. Da quel che mi risulta, sì. E a che cosa sono dovute queste anomalie? Coincidenza. Un po' troppe queste coincidenze. Ma no, pochi. Può capitare, è irrisoria la probabilità, ma può capitare, purtroppo non si può escludere una cosa simile. L'uomo a volte è imprevedibile, ma giusto per quella componente in più che hanno alcuni. Ma abbiamo visto che nel corso del tempo questa cosa non è mai avvenuta, salvo in rarissimi casi, ma è quasi del tutto influente. Esistono altri posti nell'universo dove c'è gente con l'anima. Perché Sì, altri. non andate lì? Ma già la siamo là. Siamo anche qui, siamo dappertutto. In alcuni posti siamo dovuti andare via, infatti. E come mai? M'hanno cacciato. Sì, troppi interessi. Alcuni posti sono liberati da soli, sono passati a qualcos'altro, ma anche in quei casi è molto raro che avvenga in larga scala. Bene. Allora concludiamo questa chiacchierata. Te lo ricordo. Avvisali i tuoi amici perché è meglio. Se no, vedi che ti do anche questa chance. Potrei anche non dartela. Come mai lo farò? Forse vuoi spaventarmi? Ci provi? No, Sì. non si tratta di spaventarti, si tratta di darti la possibilità di sopravvivere. Ti ripeto, lo valuterò. Bene. Allora io ora conterò fino a 10 e metteremo insieme tutti i pezzi che si sono staccati. L'anima, la mente, lo spirito, il resto, tutti insieme un'altra volta. Io conterò fino a 10 e tutto tornerà come prima. Io rimarrò. Certo, non ti ho mica detto che devi andare via subito. Tutto insieme. Conterò fino a 10 e mentre conterò fino a 10 tutte le cose si riattaccheranno insieme. 1, 10, poi aprire gli occhi.